Come smettere di pensare? Di Barry Long. Pensare è una malattia della psiche, una forma di pazzia che sta infettando quasi tutti. Causa preoccupazione e ogni sorta di infelicità. Presumo che tu voglia liberartene. Che tu voglia curarti. Ti mostrerò come fare. Tu lo farai per te stesso, come io lo faccio per me stesso, in ogni momento, qui e ora. Non puoi imparare a smettere di pensare. Impari a farlo con la pratica, nel qui e ora. Ci sono 10 lezioni. In realtà la prima contiene già tutto ciò che ti serve, ma se ritieni di avere ancora bisogno, hai a disposizione le altre. Sono lì per impedire al pensatore che c'è in te di entrare nel panico, pensando che ci voglia tempo per capire ciò che sto dicendo. Questa paura che ti agita e ti manda nel panico è la malattia che cerca di farti rinunciare a ciò che stai facendo. Ecco dei punti fondamentali. Primo, non cercare di capire. Limitati ad ascoltare. Ascolta ciò che dico e smetti di pensare. Voler capire significa pensare. Secondo, non provarci. Rilassati, non puoi provare a smettere di pensare. Il fatto di provarci ti porterà a pensare. Terzo, ascolta ripetutamente ciò che ti sto dicendo, finché non cogli l'idea. Arriverà, ma non devi fermarti a pensarci. Ascolta e agisci. E quando non ascolti l'audio, non pensarci. Agisci. Quarto, non farti delle teorie. Il quinto punto è questo ed è molto importante. Il pensatore che c'è in te penserà che io non stia dicendo niente. Questo dipende dal fatto che non gli sto dando nulla a cui pensare. Se gli do qualcosa su cui pensare, tu penserai, giusto? Inoltre, il pensatore avanzerà delle critiche e si lamenterà perché non riesce a ricordare. Quindi, sii preparato a sentir dire dal tuo pensatore e da tutti gli altri pensatori che hai attorno e che sentono queste parole, che io non sto dicendo nulla o che è una cosa senza senso. Tra queste persone ci saranno i tuoi genitori, la persona che ami, fratelli, sorelle, compagno, amici, capo, colleghi, qualsiasi famoso scienziato, esperti, psichiatri, psicologi, laureati, terapeuti, sacerdoti, professori o artisti di talento, chiunque continui a pensare e a preoccuparsi. Un ultimo punto. Solo la verità più inquietante al mondo può indurti a smettere di pensare. Si tratta di questa traccia. Vedere morire davanti ai tuoi occhi una persona amata ti crea molta inquietudine, ma non basta a farti smettere di pensare. Qui, nella pratica di smettere di pensare, tutta l'azione avviene dentro di te. Non sei più uno spettatore, sei tu che muori. È tutto qui. Riascoltalo più e più volte, ma non pensarci su.
Questa è la lezione 1.